per l'attenzione, per essere qui con noi questa sera. Un ringraziamento speciale a Manuel Pen e a tutta la delegazione del Forum Nazionale che ha voluto condividere con noi questi momenti importanti. Più tardi ci sarà un convegno presso il Palazzo delle Stelline, ma intanto abbiamo voluto realizzare questo incontro prima a Palazzo Lombardia e in questo momento iniziamo questa conferenza stampa qui a Palazzo Pirelli. Abbiamo avuto una lunga conversazione oggi sia durante il pranzo che durante un incontro un po' più formale a Palazzo Lombardia, in cui hanno parlato sostanzialmente di tematiche legate a politiche culturali, identitarie. Ci siamo confrontati su molti punti di contatto tra quella che è la linea politica culturale che stiamo portando avanti come Regione Lombardia. Abbiamo trovato molti punti di contatto con la linea politica che il Front Nazionale sta portando avanti, in particolare a livello istituzionale nella regione Alpi-Marittime e Costa Azzurra. Abbiamo rappresentato quelli che sono i temi che a livello culturale ci stanno particolarmente a cuore, che stiamo portando avanti con grande passione, con grande determinazione, a cominciare dalla valorizzazione delle identità locali nell'ambito di quell'Europa dei popoli di cui i rispettivi partiti di riferimento hanno proposto e riproposto e portato avanti a livello di politiche a livello europeo, quell'Europa dei popoli, delle nazioni, delle identità locali che vogliamo che anche Regione Lombardia porti avanti a livello di politiche culturali per quanto riguarda il mio assessorato. Il che vuol dire valorizzazione delle lingue, dei territori, delle eccellenze dei territori, dei saper fare, e in particolare quelli che sono i pilastri della nostra comunità, e per questo abbiamo parlato molto anche della battaglia a difesa della famiglia naturale che con grande impegno stiamo portando avanti in questi 3 anni di inizio mandato e soprattutto negli ultimi 2 anni con tutte le iniziative e gli strumenti che abbiamo portato avanti sia in termini di sostegno, sia in termini di politiche a sostegno della famiglia, sia in termini di, come sappiamo, di battaglia culturale che abbiamo deciso di portare avanti grazie anche a un forte sostegno del gruppo consigliare della Lega Nord. Quindi si è parlato sostanzialmente di queste tematiche legate alla valorizzazione delle nostre identità e di quelli che sono i principi cardine, i valori fondanti delle nostre comunità. Da qui sono partite alcune idee, alcune proposte di maggiore coordinazione, di maggiore collaborazione tra le due istituzioni, tra i due partiti politici di riferimento, proprio perché ci sono tanti temi che possiamo approfondire, che vogliamo approfondire insieme, e questo è stato solo l'inizio, un punto di partenza proprio per confrontarci su temi concreti, comuni, ma che poi potranno portare, sicuramente porteranno in futuro a una relazione, un rapporto ancora più stretto tra le rispettive appartenenze politiche, ma anche a livello istituzionale, proprio perché abbiamo appena accolto con favore un invito a partecipare anche ad eventi e anche a renderci disponibili a condividere alcune, diciamo, buone pratiche a livello di amministrazione regionale e alcuni esempi di cui si è parlato anche in ambito culturale che appunto ci siamo riservati di approfondire per il futuro insieme. Grazie. Bene.